Oggi ragazzi cominciamo questo argomento con il concetto di parabola. Allora, come sempre comincerò con una parte grafica e poi vi darò la forma analitica alla fine. Intanto, mentre una retta era semplicemente un luogo di punti tutti allineati tra di loro, come faccio a definire punti che stanno su una parabola? Cioè, cosa hanno in comune i punti che stanno su una parabola? Non sono allineati. Allora, gli elementi per cui riesco a definire una parabola sono una retta che si chiama direttrice, è un punto che si chiama fuoco. Quindi per trovare una parabola le grandezze geometriche fondamentali sono una retta e un punto. Allora, quindi significa che questa direttrice e questo fuoco sono in grado di produrre una parabola, perché la parabola, ragazzi, è l'insieme dei punti equidistanti tanto dal fuoco tanto dalla direttrice. Quindi adesso noi disegneremo 5 punti che distano tanto dal fuoco tanto dalla direttrice. Quindi lo ripeto, la parabola è il luogo di punti, quindi l'insieme di tutti quei punti equidistanti da una retta che viene chiamata direttrice e da un punto speciale che viene chiamato fuoco. Allora, voi vedete il punto più semplice che dista tanto dal fuoco tanto dalla direttrice, cioè un punto che si vede benissimo qual è. Esatto. Cioè, se io traccio la perpendicolare alla direttrice che passa per il fuoco, intercetto sicuramente un punto che dista, attenzione, tanto dalla direttrice tanto dal fuoco. Quindi questo punto qui è sicuramente un punto della parabola che sto per costruire. C'è solo lui o ce ne sono tanti altri? Sì, intanto una cosa, parlando di distanze. Se prendo questo punto qua, questo punto qui ha una distanza con il fuoco che è esattamente questa. Come faccio a vedere la distanza tra un punto ed una retta? Devo tracciare la perpendicolare. Ad esempio, ragazzi, come vedete, la distanza di questo punto dista più dal fuoco che dalla direttrice, no? Quindi questo non è un punto della parabola. Io devo trovare dei punti che distano tanto dal fuoco, tanto dalla direttrice, tanto dal fuoco. Quindi probabilmente sarà un punto un pochino più in alto e quindi potrebbe essere questo. Perché dista tanto dal fuoco, tanto dalla direttrice. E uno si chiede, ma quanti ce ne sono che rispettano questa legge? Allora, ovviamente ce ne sono infiniti. Ok, ad esempio questo punto ha una distanza dal fuoco uguale a questa, no? E quindi sta su questa parabola. È come se voi doveste trovare tutti i punti che equidistano tanto dal fuoco tanto dalla direttrice. Ovviamente per simmetria ci saranno anche questi. E
voi capite che quindi stiamo andando a generare una parabola. Se invece il fuoco era più in basso rispetto alla direttrice, ad esempio se io prendevo invece un fuoco qua, il punto a metà si generava qui e poi io avrei avuto dei punti equidistanti, magari fatti... Esattamente, perché devono distare tanto da uno tanto dall'altro. Quindi avrei, ecco, facciamola bene, avrei creato questi punti. Quindi capite già che la parabola non è un insieme di punti allineati. Quindi se io ho una retta e un punto, riesco a trovare una parabola. Ok? Quindi la parabola nera è creata dalla direttrice blu e dal punto verde. Mentre la parabola rossa è creata dalla direttrice blu e dal punto rosso che è il fuoco. Domanda quindi, il fuoco è un punto della parabola? No. No. Questo è molto importante. Il fuoco non è un punto che appartiene alla parabola, come si può vedere. Infatti il fuoco è sempre al suo interno o al suo esterno? Ok? Allora, definire interno e esterno per una parabola, visto che è una figura aperta, non è proprio il massimo, però dovete capire che è dentro il suo incurvamento. Ok? Allora, il punto, uno dei punti più importanti, ragazzi, per una parabola, che fa parte della parabola, invece qual è? Il punto più importante di una parabola esiste, nel senso che per una retta un punto è uguale agli altri, non c'è un punto più importante per una retta. Qui c'è un punto più importante per una parabola. È quello perché c'è... È questo. Allora, questo punto, e per la parabola sotto questo, ha un nome, nel senso che si chiama vertice. Quindi questo puntino qui è un vertice, ma anche questo puntino qui è un vertice. Però tra queste due parabole c'è una differenza. Perché per la parabola nera il vertice rappresenta un punto di massimo e un punto di minimo. Un punto di minimo. Cioè, per la parabola nera, il vertice corrisponde a un punto di minimo. Mentre per la rossa corrisponde a un punto di massimo. Semplicemente perché è massimo, perché è più in alto di tutti gli altri. E minimo perché è più in basso di tutti gli altri. Allora, in fisica, nel video che farò la prossima ora, questo diventa fondamentale. Perché voi, come sapete, un corpo cerca sempre di minimizzare la propria energia. Cerca di andare nella situazione più stabile energeticamente, no? Se io prendo una birra e la faccio cadere per terra, lei ci va perché lì l'energia gravitazionale potenziale è più bassa. Quindi un corpo tende sempre a minimizzare la propria energia. E ragazzi, all'università, la cosa carina è che qualsiasi tipo di energia in certi punti può essere vista avere la forma di una parabola e il corpo, visto che cerca di minimizzare la propria energia, cercherà sempre di mettersi nel punto del vertice.
Ok? Quindi noi siamo in grado di predire dove questo corpo si metterà, proprio dal punto di vista anche spaziale, ok? Se l'energia di questa particella ha una forma parabolica, perché sarà nel suo vertice. Questa è una cosa un po' complessa, però se la capite è molto interessante. Allora, quindi una parabola come punti importanti ha una direttrice, un punto, che è il fuoco, e il vertice. Domanda, la direttrice interseca la parabola? No. Il fuoco passa per la parabola? No. Il vertice? Sì. E è, può essere un punto di minimo o un punto di massimo. Allora, poi vi farò capire, in base ai parametri di come si scrive la parabola, se la parabola... Come facciamo, ragazzi, a differenziare la parabola nera dalla parabola rossa? Cioè, in italiano. Una va verso l'alto, una verso il basso. Allora, in realtà, ci siamo quasi. Nel senso che la nera si dice che ha una concavità verso l'alto. Mentre la rossa si dice avere una concavità verso il basso, quindi niente di assurdo. Ok? Allora, vi dico subito perché quel punto lì si chiama fuoco. Perché altrimenti uno dice, ma perché si chiama fuoco? Quel punto lì si chiama fuoco perché prende fuoco. Immaginate, ragazzi, di avere una parabola e proprio costruite una parabola, ok? Prendete un cartoncino di carta e provate a costruire una parabola. In realtà quello che si usa poi è costruire uno specchio parabolico. E ci facciamo arrivare i raggi del sole. I raggi del sole, che per noi cadono tutti, visto che il sole è molto lontano, è come se cadessero tutti paralleli, quando riflettono sullo specchio, fanno una cosa che, secondo me è bellissima. Questo raggio qui, quando incide, per un fenomeno di riflessione ottica, cioè non è niente di magico, riflette e magari cade. Disegniamo i raggi riflessi in un altro colore, quindi cade di qua. Poi ovviamente riflette ancora e poi esce. Ok? Questo qui riflette e si posiziona qua. Poi ovviamente uscirà, ciao. Poi questo riflette e va qui e poi esce. Questo di qua, questo di qui, questo riflette, questo raggio colpisce e va esattamente qua, e spero che adesso voi capiate una cosa. Cioè che tutti i raggi si focalizzano sul fuoco. Quando uno dice, sapete nelle fotocamere, devo trovare il fuoco, è questo. È uguale. La lente di ingrandimento non ha, devi vedere se ha una forma iperbolica o parabolica, però probabilmente ha una forma parabolica o ellittica, adesso poi bisogna vedere, e è in grado di concentrare, cioè in quel punto arrivano tutti i raggi e quindi ovviamente lì c'è tantissima energia luminosa. E quindi se qui ci mettete un foglio di carta, in quel punto prende fuoco, motivo per cui quel punto si chiama fuoco. Non è però un punto della parabola. I punti della parabola, ragazzi, in questo esperimento, cosa sono? Sono
sono i punti in cui è avvenuta la riflessione dei raggi, cioè in cui i raggi hanno cambiato traiettoria perché sono stati riflessi. Ok? E c'è questa magica proprietà. Come vedrete, è una proprietà che si rifletterà anche sulle ellissi e sulle iperboli, perché anche loro hanno un, anzi, le ellissi e le iperboli di fuochi ne hanno due. Vi ricordate in gravitazione? Quindi lì sarà ancora più interessante le applicazioni. Allora, infatti, non so se avete mai sentito parlare di microfoni parabolici, perché la stessa cosa succede con il suono. È identico. Se al posto della luce arrivano le onde sonore, quindi si costruisce una sorta di microfono che si chiamano microfoni direzionali. Quindi dovete immaginare che, ad esempio, io sto puntando adesso un microfono a forma di parabola contro Alessio, ok? E quindi ci sono io. Che punto in questo modo un microfono direzionale su Alessio, ok? Alessio, mentre parla, emette le sue onde sonore che tutte collassano sul, cioè si direzionano sul fuoco. E infatti, ragazzi, dove viene messo il sensore di audio tra tutti i punti? Viene ovviamente messo nel fuoco. Così io riesco a sentire un minimo suono anche a distanze di decine di metri, perché solitamente non si sentirebbe niente, e invece si riesce a sentire perché il suono, tutto il suono viene convogliato in un unico punto. Questo microfono si usa nello sport, nelle partite di baseball, ad esempio, in cui si deve ad esempio sentire il colpo della pallina. Non c'è di fianco l'omino col microfono, perché andrei di becco una botta in testa. A 20 metri c'è questo microfonista, a tutti gli effetti, di fianco a quello che filma, che si posiziona, punta il proprio microfono direzionale, per quello si chiama direzionale, il proprio microfono direzionale allo sportivo. Ok? In questo modo l'onda gli arriva a rettilinea e quindi lui riesce persino a sentire il colpo della pallina, anche se siamo a 20 o 30 metri. Senza questa proprietà non si sentirebbe nulla, si sentirebbero i suoni dietro, mentre i suoni dietro vengono abbastanza attutiti, ok? Perché il microfono qui è protetto da rimbalzo. Quindi non sono stupidate, ragazzi, la costruzione di parabole. Anche le parabole delle antenne, perché si chiamano parabole e non si chiamano iperboli? Le antenne perché hanno una forma parabolica? Perché devono essere in grado di raccogliere tutta la radiazione elettromagnetica in quel punto, ok? E quel punto è il sensore di radiazione che poi vi entra nella televisione grazie a cui guardate le cose. Se ci fosse questo fuoco, col cavolo che voi riuscite a convogliare la luce del sole, riuscite a convogliare il suono e riuscite a convogliare la radiazione elettromagnetica. Sono tre fenomeni che agiscono nello stesso modo, ok? E quindi le parabole vengono più che altro utilizzate per questo motivo, ok? Come effetto focalizzante.